Come preannunciato da Maria Pia prima dell'interruzione pubblicitaria, è il momento di ospitare nei nostri studi, seppur in collegamento, la nostra prima ospite. Siamo felici di avere con noi Suor Roberta Tremarelli, segretario generale della Pontificia Opera della Santa Infanzia. Buongiorno, Suor Roberta. Buongiorno, buongiorno a voi. Bentrovati. Buongiorno. Buongiorno. Sei qui con noi stamattina perché ieri è stata la giornata mondiale missionaria, questo appuntamento molto importante per la Chiesa Cattolica. Come hai passato tu questa giornata? Io ho iniziato insieme alla comunità con la veglia missionaria diocesana il sabato nella Basilica di San Paolo a Roma, organizzata dalla diocesi, e poi ieri nel pomeriggio la mia comunità è inserita all'interno di un collegio del Dicastero dove ci sono più di 140 sacerdoti dei paesi di missione e abbiamo fatto l'adorazione missionaria e poi il rosario missionario. Ecco, quindi è stata dedicata in particolare alla preghiera per sostenere le missioni e i missionari. E noi del resto sabato sera siamo stati proprio nel nostro palinsesto onorati di ospitare questo evento del vicariato. Bene. E di questo evento vedremo anche qualche stralcio nel corso della puntata di Just Today di oggi. Il tema di quest'anno della giornata missionaria lo ha ribadito anche il Papa durante l'Angelus in Piazza San Pietro, cuori ardenti e piedi in cammino. Stamattina l'ho ripetuto come un mantra 3-4 volte, poi il bello della diretta. È un'immagine molto bella e sono le parole che ha utilizzato lo stesso Papa, che abbiamo riascoltato stamattina del resto. Cuori ardenti e piedi in cammino. Un'immagine che ci restituisce immediatamente l'importanza e il significato dell'essere missionari oggi. Quanto è importante, Suor Roberta, anche considerando lo scenario che stiamo vivendo? Beh, penso che sia fondamentale per noi battezzati cristiani, è l'elemento fondamentale che dovrebbe caratterizzare tutte le nostre giornate, cioè avere il cuore ardente. Francesco nel messaggio per la giornata missionaria mondiale, cuore ardente dopo l'incontro con Gesù e dopo aver provato questa gioia di aver incontrato Gesù andiamo a testimoniarlo. Oggi ovunque è necessario, urgente che portiamo a tutti la gioia del risorto perché è lui che è morto e risorto per la salvezza di tutti, per la pace, è lui che ci dona la pace. Quindi penso che non solo nelle terre di missione dove ci sono le giovani chiese, ma anche ovunque, ovunque c'è il bisogno dell'annuncio ancora oggi. Sono i giovani che maggiormente affascinano quando scelgono la difficoltà, perché apparentemente così è, di vivere la propria vocazione. Ci vuole raccontare qualche storia che considera paradigmatica, proprio per farci sentire la bellezza di queste scelte anche difficili. Penso che allora, condivido con voi la realtà della mia comunità. Nella mia comunità siamo cinque suore, due italiane e tre del Myanmar. Myanmar di cui si parla poco, è un paese dell'Asia, attualmente sotto una dittatura militare. E lì noi abbiamo iniziato anni fa con la promozione vocazionale. E poi ci sono, adesso abbiamo le prime suore che hanno fatto la professione perpetua. Alcune volte noi pensiamo che chi sceglie di seguire Gesù e proviene da paesi difficili sceglie Gesù come un'alternativa semplice. Invece no, è proprio la certezza e la bellezza di aver incontrato Gesù anche nelle difficoltà e quindi il desiderio di dedicargli tutta la propria vita, ecco, questo è importante, penso, per i giovani d'oggi anche, cioè Gesù, se lo presentiamo veramente come è, diventa attraente per i giovani e anche una sfida, specialmente qui nel mondo nostro occidentale dove abbiamo tutto, per esempio, proprio nella veglia di sabato. C'era una ragazza che ha portato la testimonianza di aver fatto un'esperienza in missione, no? E credo
Credo che come adulti noi siamo responsabili di proporre, di dare la possibilità a questi giovani di fare l'esperienza di Gesù anche in situazioni sfidanti. E io la vorrei rassicurare, suor Roberta, oltre a salutare tutte le sue consorelle, perché noi di Myanmar, ex Birmania, questo magari giornalisticamente lo ripeto sempre per tanti che magari sono fermi appunto a qualche decennio fa, noi parliamo di queste realtà. Il mondo del resto ha osservato che cosa è accaduto ad Aung San Suu Kyi, che ha avuto poi un Nobel per la pace. Anzi, temo che non sia agli ultimi posti per quel che riguarda le realtà che conosciamo meno in Occidente. Beh, Forse per le sue consorelle va un po' meglio, ma comunque noi approfitto proprio per ringraziare anche la preziosa, tutti coloro che collaborano, e so che sono tanti missionari, a una preziosa fonte che è Asia News, dalla quale noi possiamo apprendere che cosa infatti. accade, appunto questi rovesciamenti anche di regime, questi problemi legati ai diritti fondamentali. Mi fa piacere proprio che lei appunto voglia un po' tirare le orecchie a tutti per cercare di far capire, No. per cercare di far capire che il mondo è piccolo. Ogni Sì. cosa che riguarda anche chi ci sembra lontano, in realtà riguarda ciascuno di noi. Certo, Ma poi. perché alcune volte rischiamo di concentrarci, no? Su alcune situazioni e dimentichiamo le altre che sono tantissime. Assolutamente sì, e sono tutte collegate, come spesso ci insegnano appunto tante volte proprio i missionari che sono lì in prima linea e ci aiutano a comprendere situazioni che altrimenti non riusciremmo a leggere. Ed è bello e importante, come ci diceva lei, che accanto ai missionari ci siano anche tanti giovani volontari che facciano esperienza di questa dimensione importante di servizio. Per restituire anche al mondo occidentale una visione un po' più Sì. reale di quello che è la vita sul pianeta Terra anche in questo secolo, no? Siamo nell'epoca dell'innovazione digitale, degli automatismi, dell'intelligenza artificiale e spesso ci dimentichiamo che anche tanta tecnologia, per tanta tecnologia, a pagarne il prezzo sono sempre le popolazioni più sfruttate, generalmente quelle del sud del mondo. Certo, sì. Poi credo che sia anche fondamentale, cioè, riprendendo lo slogan della giornata, cuori ardenti e piedi in cammino, che è l'icona del missionario, che però secondo me è anche l'icona del giovane che ha incontrato Gesù e che cammina nel mondo per mostrare questa gioia. Noi abbiamo bisogno, di riscoprire e veramente di condividere le belle cose, perché ce ne sono tante di belle, di buone, cioè al seguito del Vangelo, e quindi siamo responsabili di diffonderle sempre più, proprio perché diventino superiori alle cose, al male che ci viene quasi sempre condiviso, no? E quindi è questa la nostra responsabilità. E poi c'è un altro tema che probabilmente condividerà con me. Oggi diventa sempre più importante, proprio per i tempi difficili che viviamo, i tempi complicati che viviamo, essere missionari in casa nostra. Sì, perché diamo per scontato di conoscere già, no? E che quello che facciamo lo facciamo per quelli che sono lontani. Alcune volte è più semplice pregare, raccogliere, offrire per quelli che sono lontani e non conosciamo, perché è sufficiente anche fare qualcosa e poi basta, siamo a posto. Invece dobbiamo essere prima di tutto missionari e testimoniare il Vangelo qui dove siamo, iniziando dalla nostra famiglia. Nel gruppo, con gli amici, nella realtà dove viviamo, non necessariamente parlando, anche cioè con gli esempi della nostra vita, i valori che proponiamo, i valori che condividiamo, specialmente nel mondo del lavoro. Qualche giorno fa, sempre in preparazione alla giornata missionaria mondiale, abbiamo fatto un incontro e c'erano dei laici cristiani impegnati che condividevano alcune volte la difficoltà di testimoniare i valori del Vangelo lì nel posto del lavoro. Allora, ecco, credo che anche la condivisione, il sostegno con la preghiera sia necessario perché possiamo veramente far riflettere,
far risplendere ovunque, qui da noi, qui in questa Italia, nell'Europa, che si dice è vecchia, sì, è vecchia, però ci sono altri giovani, quindi dobbiamo comunque avere, il coraggio di, testimoniare e di condividere il Vangelo. E il suo volto, il suo sorriso, proprio la luminosità anche di questo suo sguardo, secondo me testimonia tantissimo. Noi l'abbiamo fatta parlare tanto su Roberta perché era necessario per il nostro Grazie. programma, ma basta vederla e si comprendono tantissime cose. Assolutamente d'accordo con te, Maria Pia. Suor Roberta, noi ti ringraziamo per il tempo che ci Grazie a hai voi, grazie, dedicato grazie. stamattina e qui ti diamo appuntamento ad una prossima volta per poterti Grazie. ascoltare ancora. Ti Un grande abbraccio da San piacere. Buon Giovanni lavoro. Rotondo. Buon lavoro. aspettiamo, ti aspettiamo. Arrivederci. Grazie. Ti aspettiamo negli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo. Spero, spero veramente. Lo spero. Grazie. Grazie. Buona giornata. Buona Arrivederci. giornata a tutte voi. Bene, direi che è il momento di dare la linea alla regia, tiriamo un attimo il fiato e poi torniamo di nuovo insieme.